Aiuto, che pasticcio! Peppa, Peppa, è ora di andare a dormire! Sì, mamma, ancora 5 minuti! Sto finendo di guardare questo cartone! Che mangiata! Ora sì che mi sento proprio sazia! Peppa, è tardi, è ora di andare a dormire! Oh mamma mia Peppa, ma quante cose hai mangiato? Ma soprattutto quanto hai bevuto? Lo sai che non devi bere o mangiare prima di andare a dormire. Potresti sentirti male e soprattutto farti la pipì nel letto. Ma no mamma, non preoccuparti. Ormai sono grande e non la faccio più la pipì nel letto. Peppa, io ti ho avvisata. E ricordati di fare la pipì prima di andare a dormire. Ma certo mamma, vedrai che non ci sarà nessunissimo problema. Buonanotte. Ehi George, ma tu stai già dormendo? Che dormiglione che sei. Beh, ora vado a lavarmi i denti e poi vengo a nanna anch'io. Bene, ora mi lavo i dentini. Me li spazzolo bene, così saranno super puliti e profumati. Ecco qua. E adesso faccio la pipì come mi ha detto la mamma. Sì, però io la pipì non ce l'ho. Vabbè, tanto non succede nulla se anche non la faccio. Ormai sono grande e sono diventata bravissima anche a trattenerla. Ora vado a farmi una bella dormita, sono proprio stanca. E ora un bel salto nel letto! E opla! Buonanotte, George! Ah, che bella dormita che ho fatto questa notte! Come immaginavo è andato tutto liscio e non è successo nulla. Peppa, Peppa, puzza, puzza! Sento puzza, Peppa, che cos'è? Puzza, ma io non sento niente, George. Oh, oh, qui però vedo qualcosa di bagnato. Forse potrei essere stata io, George. Peppa pipì a letto, Peppa pipì a letto. Ehi, George, parla piano, che la mamma non deve sentirci. Mi raccomando, non devi dire niente alla mamma. E io intanto devo rimediare a questo pasticcio. Ok Peppa, io intanto vado a fare colazione. Ciao ciao. Uffi, ho combinato davvero un bel pasticcio. Se la mamma se ne accorge si arrabbierà moltissimo. Devo cercare di togliere le lenzuola senza che mamma se ne accorga. E poi devo metterle subito in lavatrice a lavare. Ecco qua. Ora mettiamo tutto dentro la lavatrice, aggiungiamo un po' di detersivo e speriamo che mamma non si accorga di nulla. Peppa, dove sei? Scendi a fare colazione? Sì mamma, arrivo subito, sto proprio scendendo. Eccomi qui mamma, sono scesa per far colazione. Ah, eccoti finalmente Peppa, come mai ci hai messo così tanto? Beh, sai, volevo riordinare un po' la mia cameretta. Ah, molto bene, Peppa, mi fa proprio piacere. Anzi, ora, mentre voi finite di fare colazione, ne approfitto per andare a fare i vostri letti. No, mamma, non importa, sai, io ho già fatto il mio letto. Dici davvero, Peppa? Beh, complimenti, non me l'aspettavo proprio. Beh, allora vorrà dire che salirò solo a fare quello di George. No mamma, sai, ho già fatto anche quello di George. Peppa, ma sei sicura di sentirti bene? Sì, certo mamma, benissimo. Vabbè, allora se è così salirò più tardi. Phew, meno male, per un pelo la mamma non mi beccava. Questa storia di Peppa non mi convince molto. Penso che andrò di sopra a dare un'occhiata. Ehi ma, qui i letti non sono per nulla stati rifatti. E le lenzuola di Peppa che fine hanno fatto?
Credo di aver capito. Ecco un po' qua che fine hanno fatto le lenzuola di Peppa. Dovevo immaginarlo. Peppa, per caso ho trovato poco fa queste lenzuola in lavatrice. Tu ne sai qualcosa? Eh? Ops, mi sa che la mamma mi ha proprio beccata. E voi bambini, mi raccomando, non fate come me. Prima di andare a dormire è meglio non bere troppo, altrimenti si possono avere delle piccole sorprese. Ciao ciao!